Donald Trump decide di estendere il controverso travel ban, il divieto di ingresso del paese a Corea del Nord, Venezuela e Chad. A dirlo nella tarda serata di domenica lo stesso Trump. Rendere l'America sicura è la mia priorità numero uno, ha dichiarato. Le tre nuove nazioni vanno a aggiungersi alle cinque del divieto originale, tutte a maggioranza musulmana: Iran, Libia, Siria, Yemen e Somalia. L'annuncio rimuove invece le restrizioni in precedenza imposte al Sudan. Il nuovo travel ban sarà effettivo a partire dal 18 ottobre. Il criterio della lista di divieti si basa sulle procedure di verifica e cooperazione e le restrizioni sono personalizzate, paese per paese. Per quanto riguarda la Corea del Nord, la Casa Bianca sostiene che non collabora in alcun modo con il governo USA e dunque tutti i viaggi dei suoi cittadini negli Stati Uniti sono vietati.